Bentornato nel mio canale YouTube. Sono entusiasta di incontrarti di nuovo. I tuoi segni sono brillanti o delusi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è sabato 7 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Ariete. Cari Ariete, oggi attenzione a questioni sentimentali rimaste in sospeso, a breve potrebbero tornare a galla. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo novità, non esitate a contattare delle persone che potrebbero aiutarvi. D'altronde in molti casi una spintarella non guasta. Cari Ariete, fate attenzione alle questioni di cuore che avete lasciato in sospeso perché potrebbero tornare a galla verso fine mese. Sul lavoro, invece, arrivano belle novità e non esitate a chiedere aiuto se doveste avere bisogno di un consiglio professionale. Il passato è dietro le spalle e il futuro si apre davanti a voi pieno di opportunità eccitanti, non è il momento di esitare ma di prendere al volo quello che vi si offre. A qualcuno può sembrare che il giorno cominci male ma sapete come trasformarlo in qualcosa di buono. L'amore è con voi oggi e potete sistemare tutto con una buona dose di sorrisi e di buon umore. Siate intraprendenti sia nel lavoro sia nella vita personale, dove potrete avere considerevoli risultati. Il lavoro dovrebbe procedere per il meglio in questa giornata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 8. Toro. Cari Toro, la giornata si prevede all'insegna della tensione. Chi ha un'età superiore ai 40 anni, dovrà affrontare le persone che lo circondano. Capitolo lavoro, rispetto allo scorso anno, qualcosa è cambiato. Rimboccatevi le maniche. Cari Toro, è giunto il momento di affrontare a viso scoperto le persone, soprattutto se ci sono stati disguidi nell'ultimo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa sta cambiando. Cercate di risolvere una situazione intricata con il dialogo e non tenetevi tutto dentro, o le cose andranno peggio. Non permettete a nessuno di mettervi i piedi in testa, soprattutto nell'ambito sentimentale, non piegatevi alle volontà altrui solo perché avete paura delle reazioni altrui. Curate di più i dettagli nel lavoro e non siate impulsive, soprattutto se siete nate alla fine del segno. Si prospettano tempi duri sul lavoro, quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Gemelli. Cari Gemelli, se la vostra storia va bene non soffermatevi sui dettagli. Attenzione ai tradimenti. Meglio lasciarsi prima, no? Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili ritardi, nulla però che non possa essere risolto. Abbiate fiducia. Per i Gemelli l'amore potrebbe rivelare qualche scherzetto e attenzione a possibili tradimenti. Sul lavoro, invece, c'è qualche possibile ritardo ma niente che non possa essere risolto facilmente. In amore non pretendete troppo dal partner. Tutto quello che vi circonda finirà per starvi stretto e non riuscirete ad essere sereni fino in fondo, neppure avendo vicino il partner. Se lavorate in un ambiente in cui le gerarchie contano, cercate di non scavalcare nessuno, altrimenti potreste passare momenti difficili. Lavorare duramente vi aiuta sicuramente, nei vostri intenti, ma potrebbe essere deleterio per la vostra salute, voler pretendere troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, giornata utile per le riappacificazioni e per mettere una pietra sopra alle discussioni passate. Evitate di tenere il muso senza motivo. Lavoro? Se siete a contatto con il pubblico, le gratificazioni non mancheranno di certo. Dimostrate a tutti il vostro valore. Per i Cancretti questa è una giornata ideale per le riappacificazioni e bisogna mettere una pietra sopra al passato. Per quanto riguarda il lavoro arrivano belle soddisfazioni, soprattutto per i Cancretti che fanno lavori a contatto con il pubblico. Mettete in moto la vostra furbizia e vedrete che alla fine della fiera sarete molto soddisfatti di voi stessi. Belle novità nel lavoro, e più in generale in campo economico, per le nate nella seconda decade.
Non date ascolto a chi cerca di convincervi che mostrarsi affettuosi ed innamorati sia sintomo di debolezza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 8. Leone. Cari Leone, giornata di recupero per i sentimenti. Se ci sono state tensioni con il partner, potete riappacificarvi. La luna nel segno durante il fine settimana regalerà emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti artisti e artigiani, soluzioni in arrivo. Per il Leone oggi è una giornata di grande recupero per i sentimenti. La luna è nel segno e nel fine settimana vivrete emozioni indimenticabili. Sul piano lavorativo sono favoriti creativi e se ci sono stati problemi di recente, arrivano soluzioni. Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. Siate pronti in questa giornata ad abbattere un muro tra voi e una persona che sta cercando in tutti i modi di stabilire un contatto con voi. Se siete ancora ancorati al vostro lavoro, questa è la giornata adatta per voi per dimostrare quanto valete e per farvi ammirare non solo dal vostro capo ma anche dai vostri colleghi. Non appena vi alzerete questa mattina, la vostra materia grigia ronzerà sfornando idee grandiose, che possono essere applicate sia alla vostra vita sociale, che alla scuola e al lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 4. Vergine. Cari Vergine, giornata e fine settimana che regalerà emozioni sincere, vi sentirete liberi di esprimere ciò che provate. Capitolo lavoro, siate ottimisti, presto arriveranno soluzioni e novità importanti. Dovete spingere sull'acceleratore. Cari Vergine, questo fine settimana regala emozioni e avete finalmente la sicurezza in voi stessi di dichiarare al partner ciò che provate. Sul lavoro bisogna essere ottimisti e le buone notizie non mancheranno ad arrivare. Momenti di intensa serenità attendono chi è in coppia. Mostrare la propria gioia renderà facile far sentire anche gli altri più felici. Le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale. Si respira un'aria nuova nel campo lavorativo per voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 9. Bilancia. Cari Bilancia, oggi giornata positiva per i sentimenti soprattutto se nel corso degli ultimi due giorni c'è stato qualche screzio di troppo. Lavoro? Rimandate le scelte nel weekend, usate bene la testa. A volte rischiate di fare il passo più lungo della gamba, meglio trattenersi. Cari Bilancia, la giornata è positiva per i sentimenti e si può recuperare dopo un momento no. Sul lavoro meglio rimandare le decisioni alla prossima settimana quando sarete più lucidi. Cautela nelle spese per le nate nella seconda decade. Oggi il denaro vi darà qualche preoccupazione. Abbandonate il rancore, è un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. Non siate invadenti col vostro comportamento nei confronti del partner, potrebbe risentirsi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 5. Scorpione. Cari Scorpione, giornata positiva e da sfruttare, se dovete risolvere qualcosa in amore fatelo ora. Possibile agitazione nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, non allungate i tempi inutilmente. Posticipate solo quello che si può posticipare. Cari Scorpioncini, se c'è qualche problema d'amore da risolvere meglio farlo subito. Nel weekend potrebbe salire un po' di agitazione e sul lavoro rimandate le decisioni importanti. Mostratevi comprensiva e disponibili in amore per evitare battibecchi e incomprensioni. Qualcuno può sentire il cuore ingessato, per proteggersi, mettersi al riparo da grandi amori che incalzano. La quotidianità inizia a starvi stretta. Quindi è giunto il momento di pensare seriamente a qualche novità. Non rinunciate a una cena fuori solo perché vi sentite in colpa per non aver lavorato abbastanza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 9. Benessere, 7. Sagittario. Cari Sagittario,
In amore il periodo è piuttosto complicato, ma l'ottimismo fortunatamente non vi manca. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di riordinare le idee e rilassarvi. Approfittate delle ferie per ricaricare le pile. Sarà poi un autunno che vi vedrà protagonisti, ma parecchio stancante. Cari Sagittario, l'amore porta complicazioni, ma voi potete sempre contare sul vostro innato ottimismo. Sul lavoro, invece, avete bisogno di riordinare le idee e rilassarvi anche un po'. Il partner di turno non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni, anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità. Belle opportunità in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Questa giornata sarà all'insegna della socializzazione ed il lavoro vi darà molto da fare. Coordinate il lavoro, se vi può far sentire meglio e più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, adesso è difficile per voi provare attrazione per qualcuno, la luna opposta invita ad avere pazienza. Molta pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, favorite, e non poco, le collaborazioni. Cogliete l'attimo. Può essere il momento di cercare nuove opportunità di carriera. Cari Capricorno, avete la luna opposta ed essere attratti da qualcuno vi risulta difficile. Sul lavoro, invece, procedono bene le collaborazioni. Non fatevi sedurre dal brivido di rischiare in affari improbabili, potrebbero rivelarsi solo sogni. Dovrete fare soltanto i conti con la vostra situazione economica, perché siete praticamente al verde. Un figlio che sta attraversando una fase particolare o un partner troppo agitato potrebbero rovinare la tranquillità delle vostre vacanze o il ritorno al quotidiano. Non siate gelosi, il rapporto di coppia potrebbe risentirne pesantemente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, chiarite subito le cose che non vanno. Vi aspetta un fine settimana piuttosto agitato. Lavoro? Avete voglia di cambiare e di mettervi in gioco. Iniziate a progettare un autunno da protagonisti. Gli Acquario devono chiarire subito le cose che non vanno nella coppia. Sul lavoro, invece, è ancora forte la voglia di cambiamento e di rimettersi in gioco in qualcosa di nuovo. Non preoccupatevi delle nubi in amore, spariranno presto. Controllate le vostre reazioni anche in amore. Ci sono delle scelte da compiere in breve tempo, anche se non siete molto sicuri dei risultati che vi porteranno. Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 8. Pesci. Cari Pesci, giornata di inizio agosto favorevole per i sentimenti, anche se l'opposizione di Venere vi invita a restare calmi e freddi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste anche fare un ultimatum a qualche vostro superiore. A volte lo lava o la spacca funziona. Cari pesciolini, bella questa giornata per l'amore, anche se Venere opposta invita a restare calmi. Sul lavoro, invece, potreste fare un ultimatum al vostro capo riscoprendo quel lato diretto del vostro carattere che viene fuori di rado, ma c'è. Se dovete concludere un affare importante a un certo appuntamento, portate un collaboratore con voi e lasciate che illustri al posto vostro i vantaggi. Gli obiettivi più con accento acuto grandiosi vi appariranno improvvisamente a portata di mano, più con accento acuto raggiungibili. Oggi il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. Coloro che vi amano vogliono che siate felici anche voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali.
Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.